Allora, abbiamo visto come funziona il DAO per la parte di richiesta dei post. Quindi abbiamo recuperato i post, abbiamo la lista di post. Quindi ritorniamo alla servlet e vediamo come li gestisce ancora. Ok? Allora, vedete che cosa succede? La servlet chiama la getPostData, ottiene indietro la lista di post data. Ok? A questo punto che cosa deve fare? Deve impacchettarla come JSON e spedirla via allo script Ajax, che si occuperà di recuperare quel JSON lì e visualizzarlo all'interno del div che abbiamo preparato. Ok? L'ultimo passaggio della funzione get, della doGet della servlet, sarà quello di prendere la lista e convertirla in un oggetto JSON. Allora qua abbiamo un piccolo problemino che risolviamo subito. Il piccolo problemino è che in realtà noi abbiamo una lista di oggetti postData, ok? Quello è un oggetto che abbiamo creato noi, quindi la nostra libreria JSON non sa come tradurlo. La nostra libreria JSON sa tradurre tipi normali e array e mappe, essenzialmente, ok? La nostra classe non è né un array né una mappa, quindi non c'è verso di convertirla in automatico al volo, ok? Che cosa dobbiamo fare allora? Dobbiamo andare a dire alla classe stessa: guarda, quando qualcuno cercherà di convertirti come JSON, devi fare così. Allora, se io salto un secondo indietro a postData, adesso posso spiegarvi che cos'è questa roba qua. Vedete che ho detto implements JSON aware. Quel JSON aware è un'interfaccia che semplicemente dice: guarda che quando la mia libreria di conversione to JSON parte e arriva su questo oggetto, se l'oggetto implementa il metodo che è definito in quell'interfaccia, allora lei è in grado di convertirlo. Perché? Perché quel metodo lì sarà quello che si occupa di trasformare l'oggetto in una notazione JSON. Ok? E come si chiama questo metodo? L'abbiamo qua sotto in fondo. Si chiama toJSONString. Ovvero sia, dice la classe convertiti in JSON. Visto che sei una classe specifica che io non so convertire, convertiti tu. E come fa a convertirsi questa? Beh, semplicemente si trasformerà in un oggetto JSON con tre campi, che è esattamente, se vogliamo, l'equivalente di un array, no? Quindi avrò la prima parte che dice crea un nuovo JSON object e metti all'interno di questo oggetto JSON tre valori: postDate, postUser, postText, andando a recuperare, guarda caso, i valori che sono memorizzati all'interno di queste istanze. Quindi in pratica sto serializzando, sto trasformando l'istanza della classe postData in un oggetto JSON. Quindi in un blocchetto aperta graffa, postDate due punti, valore della data, virgola, postUser due punti, valore del username, virgola, postText due punti, valore del testo, chiusa graffa. Creo quel blocchetto lì. Che l'ho creato, lo trasformo in stringa e lo torno indietro. Ok? Quindi di fatto questo metodo qua scrive quel pezzettino di JSON. Allora, scrivendolo, la mia libreria JSON, quando gli dico converti, a quel punto sa farlo, perché ha una lista, le liste le tratta, itera lungo gli elementi della lista e per ogni elemento che è un postData va a chiamare il toJSONString. E quindi andrà a creare una lista più complicata, vediamo se riusciamo a ottenerla, di qua basta fare, vediamo se ce lo fa vedere, facciamo così, e magari può anche lanciarlo. Eccoci qua. Allora, vedete, la parte interna, questa qua, è quella che viene creata dal nostro toJSONString. Ok? Fa aperta graffa, postText due punti hello world, postDay due punti quella che è, postUser due punti nome dell'utente. Ok?
Quindi trasforma l'istanza in un oggetto JSON. Quello che fa la parte esterna, che è... Oh, adesso... Ritorniamo al nostro post board, che era questo qua. La parte esterna che dice obj put post, che cosa fa? Va a creare un elemento esterno contenitore che si chiama posts. Poi per ciascuno degli elementi della lista post crea tanti blocchetti. Allora, se noi andiamo qua su e recuperiamo quel pezzettino lì, vedete che c'è un altro blocco aperta graffa posts due punti e poi l'array di elementi. Quindi in questo caso qua c'è il primo, vedete, che finisce qua, virgola, aperta graffa al secondo, che a sua volta finisce qua, e così via. Ok? Quindi aggiungere quel metodo lì, toJSONString, e dichiarare che la classe implementa JSONAware, fa sì che la traduzione avvenga in automatico. Perché il nostro oggetto, la nostra libreria JSON, delega la traduzione alla classe stessa. Ok? Quindi quando abbiamo degli oggetti complessi, più complessi, e vogliamo tradurli in JSON, semplicemente implementiamo la loro traduzione. Quindi andiamo a definire noi come vengono tradotti. Ok, ultimo passo, prendo l'oggetto risposta e scrivo JSON. Quindi mando indietro il JSON allo script Ajax. Response, get writer, write la stringa JSON. Ok? Quindi questo è il passaggio richiesta dati. Mi arriva una richiesta con un parametro di filtraggio, vado sul database mediante il DAO, recupero i dati, trasformo in JSON, porto indietro. Ok? Allora, vediamo super di corsa l'altra parte, così che avete ancora quasi un'oretta per poter ragionare un pochettino su come può essere fatto quello script Ajax. Allora, l'altra parte qual è? Schiaccio post e mando un nuovo messaggio. Allora, schiaccio post, mando un nuovo messaggio, ci sarà di nuovo una parte di script Ajax che fa una richiesta, questa volta non più in get ma in post, ok? E in questa richiesta passerà come attributo di nome post text il testo che c'è nel campo di testo. Quindi, lo script Ajax cosa deve fare? Quando viene premuto il pulsante post, pesca il testo dal campo di testo e manda una richiesta in post dicendo post text uguale il testo che ho pescato. Ok? La richiesta arriva qua, io qua che cosa faccio? Stessa cosa, quindi si collega alla sessione, recupera la sessione, recupera l'oggetto user data, controlla che sia valido l'utente loggato. Ok? Se l'utente è loggato a questo punto posso trattare la richiesta, va a recuperare il parametro post text. Ok? Quindi è importantissimo ricordarci che il nome del parametro che contiene il testo del post è postText, altrimenti non funziona. Poi, se il testo non è vuoto e non è nullo, quindi se c'è, posso inserirlo. Ah, come faccio a inserirlo? Di nuovo dovrò utilizzare il DAO. Ok? Quindi riprendo il DAO, creo un nuovo post data a partire dai dati del post e posso crearlo? Sì, perché il testo ce l'ho, me l'ha inviato lo script, ok? È memorizzata una variabile post text. Lo username ce l'ho. Perché? Perché lo becco da user data, ok? Dopodiché la data corrente ce l'ho, perché la leggo nel momento in cui mi arriva il post. Posso creare l'oggetto post data. A questo punto che cosa faccio? Con questo oggetto post data vado a richiamare il DAO e dire per favore aggiungimi un post. Come lo aggiungi questo post? Beh, aggiungi il post che è rappresentato da new post, quindi l'oggetto post data che ho appena creato, come se l'avesse inserito l'utente il cui ID è quello dell'utente corrente. Ok? Perché se vi ricordate nella tabella dei post io non ho login ma ho l'ID. Ok? Quindi devo inserire una nuova riga, data del post, testo del post, ID dell'utente.
Ah, domanda è, ma perché qui hai messo login? Semplicemente perché post data richiede nel costruttore una stringa. Lì potrebbe essere virgolette, virgolette, non me ne frega niente, tanto non la uso, ok? Allora, andiamo a vedere add post. E qua sotto, che cosa fa add post? In modo del tutto simile alla get post, aprirà la connessione al database, ok? Solo che stavolta al posto che leggere, quindi al posto che fare una select, andrà a fare una insert. E questa è una insert, non è un update, perché i post sono sempre nuovi, giusto? Perché l'utente ogni volta che schiaccia post lo schiaccia in un istante diverso. Il messaggio magari all'interno è lo stesso, però il post di per sé è nuovo, ok? Quindi non devo aggiornare dei post vecchi, ma ne inserisco sempre di nuovi. Allora posso creare la query molto più semplicemente, perché è sempre la stessa, che sarà insert into, tabella, nome della tabella è post. Nome delle colonne che vado a toccare sono post text, post date e id user. Vedete che non tocco id post, perché non lo tocco? Perché quello lì è un campo auto increment. Quindi il database si occuperà di generarne uno nuovo, da solo, univoco. Values, e vedete i parametri del pre-preassignment, no? Tre parametri, che saranno ovviamente il testo, la data e l'id dell'utente. Ok? Allora, una volta che ho preparato la query, che cosa faccio? Preparo lo statement, quindi prepare statement STMT nel solito modo, e setto i tre parametri. Il primo sarà il testo, il secondo sarà, vedete qua, un timestamp, perché io ho utilizzato come tipo timestamp, quindi devo creare un oggetto timestamp a partire dalla data. Ecco perché c'è questa roba così lunga, che dice: l'oggetto post recupera la data del post, trasformalo in tempo, prendi questo tempo e trasformalo in timestamp. Tutta questa roba lunga serve semplicemente per avere un tipo di dati che è compatibile con il tipo di dati che memorizza MySQL, ok? Quindi, per la precisione, che cosa succede? Qua, getPostData ritorna un oggetto di tipo date. L'oggetto di tipo data ha un metodo getTime che ritorna al numero di millisecondi che sono passati dall'inizio dei tempi, dove l'inizio dei tempi in Java significa il 1º gennaio 1970, ok? Quindi ritorna un numero lunghissimo che dice: sono passate 100.000 miliardi di secondi dal 1970. E quello è univoco, identifica in modo univoco una data, un'ora, minuto, secondo, ok? Questo numero lunghissimo viene preso e ritrasformato nel formato di data che usa MySQL, che sarà anno, trattino, mese, trattino, giorno, spazio, ore, due punti minuti, due punti secondi. Ok? Chi lo trasforma è questo oggetto timestamp. Quindi è proprio una cosa meccanica. Siamo obbligati a fare così. Vedete qua, timestamp, qui c'è il manuale, dice: costruisce un timestamp a partire da un insieme di millisecondi. Ok. Dopodiché eseguiamo la insert. Vedete che per eseguire la insert usiamo questa roba strana, execute update. Che cosa cambia rispetto a execute query? Non fornisce un risultato all'indietro, perché l'update e l'insert non ritornano delle righe. Ok? Quindi l'unica differenza è quella. Qui non ho un result set. Avrò semplicemente un valore che mi dice se è stata eseguita la query oppure no. A me in realtà non interessa nemmeno gestire quello, io gestirò semplicemente le eccezioni. Quindi se c'è un errore in scrittura viene tirata fuori un'eccezione, boom, altrimenti vuol dire che è andato tutto bene. Vedete qua cosa vi ho scritto? Vi ho scritto to do, handle the exception here, cioè al momento ho saltato la gestione delle eccezioni, me la sono lasciata come cosa da fare. Se volessi fare le cose bene dovrò metterli qualcosa che reagisce al fatto che è andata male l'inserimento. Ok? Però di nuovo il principio è lo stesso: arrivano questi dati in post, li prendo, li spacchetto e li vado a inserire nel database utilizzando una query. Ok? Chi fa questo inserimento è il DAO. Postboard semplicemente si occupa di creare il DAO e chiamare il metodo corrispondente. Ok? Quindi sembra molto lineare: la servlet controlla che tutto vada bene, che i dati ci siano, crea il DAO ed delega le operazioni al DAO. Se il DAO deve tornare dei dati, riprende i dati, li ricondiziona e li rimanda indietro. Se non deve crearne, è finita lì. Ok? Quindi la servlet fa proprio da passamani. Recupera i dati che arrivano dall'esterno, li controlla, li passa a chi li sa trattare, riprende il risultato e lo ripassa indietro. Fine.
Ok, quindi qua avete tutto quello che rimane da provare a fare. Non avete moltissimo tempo, ma comunque sono 45 minuti di prova, poi io vi metto la soluzione in linea. L'idea è, data tutta l'infrastruttura fino a questo punto, provate a fare il file Ajax. Avete come suggerimento quello che avete fatto, ho sbagliato, insieme al professore, che allora, io ce l'ho qua, avete l'Ajax Suggest, che è quello che avete fatto insieme al professore, dove c'è a un certo punto lo script che vi serve, che essenzialmente, momento, non è non questo, che è quello, dov'è che l'ho messo? Questo, che è questo qua, dove vedete che per mandare una richiesta in GET semplicemente basta fare dollaro GET URL, parametri, funzione da richiamare al ritorno, ok? Quindi l'esempio ce l'avete su come funziona la richiesta. Per fare una richiesta in post, stessa identica cosa, posto che dollaro get si scrive dollaro post, ok? Quindi, in questi ultimi 40 minuti vi direi, provate, a partire da quell'esempio lì, con tutta l'infrastruttura che avete, a scrivere lo script Ajax, cioè quello script JavaScript che si occupa di inibire il form, recuperare i dati relativi ai post e visualizzarli, recuperare il nuovo post inserito dall'utente e fare in modo che venga memorizzato e poi visualizzato. Ok? Quindi essenzialmente quello script lì avrà tre grosse parti: una parte di gestione dei post, quindi del recupero e popolamento della visualizzazione dei post, una parte di gestione del nuovo post, e una micro parte che serve per non abilitare o per disabilitare il form. Ok? Io sono qua, se avete problemi chiedete, fine della lezione vi pubblico la soluzione.